45 bambini ucraini già ospitati da giorni nella piccola scuola del paese, altri 20 in arrivo oggi in fuga dall'orrore dei bombardamenti alla piccola comunità di Cerchio, nella Marsica, ha voluto testimoniare la vicinanza del governo, la ministra per gli affari regionali Maria Stella Gelmini, che è arrivata in paese poco dopo le 14, accolta dal sindaco Gianfranco Tedeschi, dall'assessore regionale Pietro Quaresimale e dal senatore di Forza Italia Nazario Pagano. La presenza oggi in Marsica per testimoniare la vicinanza del governo. Per testimoniare la vicinanza e soprattutto la gratitudine del governo nei confronti di questa comunità, del comune di Cerchio, del suo sindaco, ma anche di questa regione, che rappresenta un po' il simbolo di quello che l'Italia sta facendo per accogliere questi profughi che scappano da una guerra, terribile. Purtroppo ci sono moltissimi bambini coinvolti. E quindi proprio questa mattina abbiamo al Ministero fatto un incontro con gli enti locali, dalle regioni alle province, ai comuni, ma anche con il direttore Curcio, con i ministri della salute, degli interni, della scuola, per creare le condizioni di un'accoglienza migliore possibile per queste persone, per affrontare il tema drammatico dei minori non accompagnati. Il tema non solo dell'accoglienza, ma anche dell'integrazione a scuola e il tema anche dell'assistenza sanitaria, quindi il tema delle vaccinazioni, soprattutto per i bambini. Quindi il governo si sta muovendo in assoluta collaborazione con gli enti locali per rendere questo momento non facile il meno traumatico possibile. Non è affatto casuale la presenza della ministra Gelmini a Cerchio, diventato un modello virtuoso di accoglienza grazie alla Croce Rossa e alla generosità dei cittadini marsicani. È una comunità che sta dando una grande prova di solidarietà, di generosità. Io voglio ringraziare la Croce Rossa, gli alpini, le associazioni di volontariato, il terzo settore. C'è uno spontaneismo davvero encomiabile. Quello che provavamo a fare con i sindaci e con gli amministratori è mettere un po' di ordine dentro questa generosità che però fa bene al cuore ed è un orgoglio per l'Italia.